È sui lisci e veloci sterrati della San Marino Bahia che Lorenzo Codecà e Bruno Fedullo tornano alla vittoria nel campionato italiano Cross Country Bahia. Il Lombardo e l'Emiliano della Suzuki s'aggiudicano il terzo round della serie tricolore, spezzando l'egemonia di Elvis Borsoi e Stefano Rossi, vincenti nei primi due appuntamenti del calendario. Il pilota veneto e il navigatore toscano mantengono la prima posizione in campionato, sommando i punti del secondo posto nella classifica dell'italiano, conseguita sugli sterrati del Montefeltro, affrontati a bordo del Toyota Toyodelle. La serie tricolore di ACI Sport ha sostituito le dure pietraie del Tagliamento, sulle quali si sono disputate le prime due tappe a calendario, concedendosi una prova differente dallo stereotipo delle maratone fuoristrada nel senso lato, affrontando la San Marino Bahia. Gara affascinante sugli sterrati nei dintorni del Monte Titano, con 10 settori selettivi tipicamente da rally, ed ancora una volta, la terza nel 2017, il Cross Country Rally si presenta con un nutrito schieramento di concorrenti a sfidarsi per i punteggi delle classifiche tricolori. Dopo due gare vinte, Elvis Borsoi arriva allo spettacolare start da Riccione, da leader della classifica generale, con 68 punti di vantaggio su Lorenzo Codecà, pluricampione indiscusso della specialità. Sì, bella gara per noi, sicuramente già da domani mattina daremo un'impronta decisiva, partiremo immediatamente dall'attacco e penso che terremo così per tutto il giorno. Alla cerimonia di partenza di Viale Ceccarini a Riccione anche Andrea Alfano, il leader del gruppo T2 che si prepara per la sfida dell'indomani. Siamo volte in corsa, speriamo di andare bene come tutti gli altri, speriamo di divertirci perché oggi c'è stata un po' di confusione. Speriamo in bene per tutti, molto bello comunque. La gara sammarinese registra qualcosa di nuovo. Un giovane di 16 anni debutta nel Cross Country Rally. Sì, abbiamo provato appunto questa nuova avventura. Penso uno dei primi 16 anni nei rally, visto che posso fare trasferimenti grazie comunque aver fatto una patente che mi permette questo, a Tavella, ringrazio anche Tavella che mi ha permesso questo, e Angelo Montico. E niente, siamo qua per fare esperienza, imparare bene e far comunque molto bene, perché l'obiettivo è sempre quello. Però dai, una nuova avventura, cercare di far meglio, insomma, del meglio. La San Marino Bahia si infiamma sin dalla prima tappa, corsa sui 6 settori selettivi nella zona di Sant'Angelo in Vado, dove Codecà, assieme al navigatore Fedullo, torna ad interpretare il ruolo cui è abituato da un decennio a questa parte, comandare il Cross Country Rally. I veloci e guidati sterrati del Montefeltro sembrano fatti apposta per la sua guida e per il ritrovato Suzuki Gran Vitara 3.6 V6 T1. Codecà vince il primo tratto cronometrato, Borsoi il secondo, anche se si difende alla guida di una Toyota che ha qualche difficoltà nel seguire le migliori traiettorie. Al termine della prima tappa, nell'assoluta, è Codecà davanti a tutti con 51,07 di vantaggio su Borsoi, che ha vinto l'ultima frazione, mentre terzo è Graziano Scandola su Polaris RZR, che ha pagato un minuto di penalità al passaggio di un controllo orario ed ha un ritardo di 1,39. Sempre sufficiente a tenere a bada l'arabo Alket B, navigato da Manfredini su BMW X6. Segue nell'assoluta di gara, ma trasparente per la classifica del tricolore, come per gli altri piloti del side by side, il piacentino Tinamburri con il Yamaha YXZ. Sì, questa qui è una gara veramente dove Suzuki ha dato il meglio di sé. Molto guidata, veramente non tiene il volante dritto neanche un metro. Ci siamo divertiti tantissimo, la macchina è andata divinamente bene e poi domani è ancora lunga, ma meglio partire con quasi un minuto di vantaggio che rincorrere. È una buona cosa anche perché domani abbiamo 4 prove speciali, quindi sicuramente le prime allungherò ancora e poi se tutto va bene vediamo com'è. Primo della classifica del gruppo T2 è il modenese Lolli, navigato da Sonia Forti sulla Suzuki Gran Vitara 1.9 DDS, in duello serrato con il siciliano Bordonaro e con solo 7 secondi da recuperare a Lolli. Alfano è terzo dopo qualche divagazione per campi, quarto è invece un provato Lucchini. Sono gli anconetani Grossi e Manoni a condurre il gruppo TH con il Land Rover Defender, seguiti a 29 secondi dai piemontesi Morra e Abbondi che con il Mitsubishi Pajero sono secondi.
4 sono i settori selettivi in programma nella giornata successiva, due ripetizioni dei passaggi dei tratti di Montevicino e Apecchio, per un totale di 58 km cronometrati parziali, a chiudere la due giorni sammarinesi di una gara per nulla soporifera, nonostante sia stata ampiamente dominata da Codeca e la Suzuki. Assieme a Bruno Fedullo, il milanese di Suzuki ha incrementato il suo vantaggio, portandolo a un minuto sul secondo, per poi alzare il piede dell'acceleratore in prossimità del traguardo di Borgomaggiore, dove ha colto la prima meritata affermazione della stagione. Sì, qui Suzuki si è rilevata veramente un mezzo, devo dire, imbattibile praticamente. Ha una guidabilità che è come sempre eccezionale, una affidabilità impeccabile. Ce l'abbiamo data tutta, comunque non è che siamo andati a spasso, e abbiamo vinto parecchie prove, abbiamo solo lasciato stamattina, abbiamo tirato la prima forte, poi comunque abbiamo un po' amministrato perché non era inutile continuare a tirare e ci siamo aggiudicati finalmente la prima assoluta dell'anno. In tutti gli impegni cronometrati, il Veneto Borsoi con Stefano Rossi alle note ha invece sofferto la minore maneggevolezza della Toyota, potente, competitiva ma ingombrante fuoristrada per le guidate, anche se veloci, prove, anche della seconda tappa, che lo ha più volte condizionato e gli ha causato delle rischiose divagazioni fuoristrada. È secondo all'arrivo mantenendosi al comando della classifica assoluta di campionato con 54 punti di vantaggio su Codeca. No, abbiamo cercato di andare col passo giusto, purtroppo non è adatto per la nostra macchina questi percorsi, però abbiamo cercato di portare perlomeno a fine gara l'equipaggio, la macchina, siamo contenti e più di così non potevamo fare. Dopo aver concluso al primo posto la prima tappa, i modenesi Andrea Lolli e Sonia Forti riescono ad imporsi nella gara del gruppo T2 del Suzuki Challenge. Con la Gran Vitara 1.9 DDS, i portacolori della scuderia Malatesta salgono sul primo gradino del podio di categoria allorquando Bordonaro e Bono hanno dovuto ritirarsi per la rottura del motore del loro Gran Vitara, nella prova immediatamente dopo a quella dove avevano operato il sorpasso agli emiliani. Sì, è stata una gara bellissima, mi dispiace per Bordonaro, ci stavamo divertendo, eravamo in lotta proprio a secondi, mi dispiace, ho avuto un problema meccanico e comunque ci siamo divertiti tantissimo. La gara a me piace molto come proprio fondo, come speciale, molto realistica, molto veloce, bellissima. Secondo di gruppo è l'equipaggio della Highland Motorsport Andrea Lucchini e Piero Bosco, che ha coronato l'inseguimento al podio dopo aver subito il ritardo per la rottura di un tubo dell'impianto della idroguida nella prima tappa ed arrivando a totalizzare il medesimo tempo totale di Alfano e Marsiglia. I lombardi della Ramingo sono classificati al terzo posto del T2 per l'applicazione della regola della discriminante basata sulle prestazioni dell'ultimo settore selettivo. Il gruppo TH saluta la prima affermazione a San Marino di Simone Grossi e Daniele Manoni, che con il Land Rover Defender sono stati in testa dalla prima tappa, ma hanno subito il ritorno nel finale di Samuele Lelli e Ferdinando Carugi, che a bordo del Suzuki Gran Vitara 2.0 hanno rimontato sino a portarsi a soli 8 secondi dal vincitore. Finalmente è arrivata, dura fino alla fine, fino all'ultima, ci ha fatto soffrire, i concorrenti, gli avversari erano veramente bravi, quindi non è che ci hanno regalato niente, dura, è stata guidata, bella, divertente. Terzo è il rodigino Mauro Cantarello, navigato dal mantovano Christian Darchi, sull'Isuzu D-Max. Ad alto livello assoluto è stata la sfida per il primato del gruppo TM con Graziano Scandola che va a suggellare con la vittoria in gara il primato conquistato nel corso della prima tappa. Il veronese della Car Racing, navigato da Simone Sandrin a bordo del Polaris RZR 1000 Turbo, si è segnalato per l'alta competitività delle prestazioni ottenute. Sono da seconda posizione alle spalle di Codeca. Al secondo posto di gruppo è il giovane piemontese Amerigo Ventura, che con il Yamaha Quaddi ha superato i piacentini Alessandro ed Emiliano Tinaburri, terminati poi nelle retrovie per una toccata negli ultimi chilometri di gara. Registra un altro buon piazzamento a podio dopo la vittoria a Pordenone Mauro Vanaggini, secondo nel finale con il Yamaha YXZ, sul quale è affiancato da Manuela Perissonotti. Terzo, dopo una gran rimonta a suon di Temponi, sono Edoardo e Fabrizio Pietranera su Polaris RZR 1000, dopo aver sofferto problemi ai freni.
Al traguardo, dopo una gara sofferta, anche il giovanissimo Alessandro Altoé con il Yamaha Quaddi. Ivan Bellarosa, mattatore nell'assoluta e tra le sovralimentate di CNT, e Ranieri Randaccio, sempre più leader nella classifica di CNA per vetture aspirate, conquistano le vittorie tricolori del quarto round del campionato italiano Sport Prototipi, corso sia Magione. Il pilota della Wolf Tornado Peugeot 1.6 Turbo firma infatti due vittorie perentorie, mai in discussione già dalla prima curva delle due gare, mentre il pilota romano della Norma M20 FC Honda 2.0 consolida la leadership di categoria, salendo anche sul podio della assoluta con il terzo posto in entrambe le gare. Grande protagonista del weekend umbro anche Simone Patrinicola, il 23enne pilota ennese, due volte secondo assoluto, che così riguadagna il primato nel trofeo nazionale riservato alle Radical SR41.6 di Autosport Sorrento e consolida la leadership nella Coppa Under 25. Sempre tra le sport car inglesi sono poi da incorniciare il quarto posto assoluto di gara 1 e il quinto di gara 2 per Gennaro Di Somma, il giovanissimo pilota di Vico Equense, appena 16enne al debutto tricolore. Dopo aver dominato entrambe le gare, Ivan Bellarosa lascia la tappa umbra anche con la soddisfazione di aver continuato un prezioso lavoro di sviluppo sulla nuovissima Wolf Tornado, sulla quale ha colto 6 delle 8 vittorie di questa stagione. Sì, come ho detto prima, il grosso punto interrogativo qui erano i freni, perché su questa macchina diciamo avevamo un po' di paura, perché siamo ancora nella fase iniziale dello sviluppo e è stata l'occasione per testare qualcosa che poi riproporremo per le endurance vere, perché questa macchina è pensata anche e soprattutto per gare da 12 o 24 ore. Diciamo che per quanto riguarda la mia macchina il test è andato bene, meno fortunate le cose che abbiamo sperimentato su quella di Guglielmo, e mi dispiace per lui che ha mancato risultato sicuramente alla sua portata per questo. Il weekend corso sia Magione ha rappresentato anche la tappa di debutto negli sport prototipi per Stefano Attianese, il pilota romano che approda nella serie tricolore dopo un curriculum speso tra le monoposto di Formula Renault 2000 e Formula 3000, ha colto in entrambe le gare il terzo posto tra le vetture sovralimentate di CNT e al volante della Wolf GB08. Beh, io ritorno alle corse da un po' di un anno così su per giù e con le monoposto. E con prototipi non ho mai guidato, quindi ho avuto un po' di fatica a livello fisico e adattarmi alla macchina, che anche se è vicina a un Formula 3000 è comunque da capire. Però mi sento molto soddisfatto e penso che continuerò questa categoria facendo quello che devo fare, che so fare di più. Dopo le prime due gare al volante di uno sport prototipo, Attianese ha subito riscontrato tanti punti di contatto con la guida in monoposto alla quale è stato finora abituato. Beh, diciamo che la paragonare qui a una Formula 3, il 3000 è più dura e più brusca, però portare al limite un prototipo comunque penso che tocca avere le stesse capacità, se no diventa problematico, perché la macchina ha un certo tipo di velocità e di comportamento, diventa molto nervoso, quindi devi guidarla. È una macchina da corsa vera e propria, paragonata a un 3000. Grandi protagoniste della tappa di Magione con Simone Patrinicola, Gio Di Somma e Ida Petrillo, le Radical SR4 dimostrano ancora una volta come gli sport prototipi costituiscano un'importante occasione di apprendimento per i suoi giovanissimi protagonisti. In pista, ma anche ai box, dove, come spiega Antonello Palmiotto, ingegnere di pista della Autosport Sorrento, il confronto con i tecnici è continuo. Al termine di ogni sessione di prova viene impostato con i piloti un debriefing che ha un andamento strutturato e sistematico. Viene chiesto ai piloti di compilare una scheda di questo genere con i loro commenti. Questi commenti riguardano l'analisi curva per curva del comportamento della vettura in termini di bilanciamento, di qualità in frenata e in accelerazione, di trazione in uscita dalle curve e di bilanciamento per quanto riguarda l'inserimento, il centro curva e l'uscita. Dopodiché i risultati di queste loro impressioni vengono confrontati con un'analisi svolta a livello di dati acquisiti in vettura. Questo ci dà la possibilità di valutare se
Gli eventuali problemi evidenziati dai piloti sono legati a problemi risolvibili attraverso un adeguamento della loro tecnica di guida, o se in rapporto alla tecnica di guida tutto è andato correttamente, quindi questo feedback viene poi girato al tecnico che si occupa della supervisione degli assetti per eventuali modifiche che possano meglio adeguare il comportamento della vettura a quelle che sono le caratteristiche ambientali, le caratteristiche di pilotaggio e le caratteristiche della vettura stessa in rapporto al tracciato. In una vera vettura da competizione, quale è lo sport prototipo, gli interventi a disposizione di pilota e tecnici sono molteplici, come spiega Alessio Canonico, direttore tecnico di Autosport Sorrento. È una sospensione a doppio braccio indipendente e abbiamo la possibilità sul braccio stesso, sul braccio superiore, di poter regolare il valore di camber, ok? Quindi dare e togliere campanatura. Possiamo incidere, possiamo lavorare sulla convergenza della vettura stessa, ok? Possiamo lavorare sull'ammortizzatore e sulla barra. Partendo proprio da quest'ultima, la barra abbiamo varie dimensioni. Si può andare su una barra da 22, che è una delle regolazioni più dure su questo assetto da poter fare, a una 19, a una 16, quindi più sarà dura la barra, meno sarà il rollio della vettura. Possiamo intervenire sull'ammortizzatore, in particolare questo ammortizzatore è un ammortizzatore a tre vie, possiamo intervenire sulla compressione ad alta velocità, sulla compressione a bassa velocità e sull'estensione. A differenza di quanto abbiamo visto sull'avantreno, già qui al retrotreno montiamo una barra da 16 mm che è assolutamente più morbida. Questo causa un effetto di maggior trazione della vettura perché c'è maggior rollio, mentre sull'anteriore, per avere una vettura più bilanciata e più neutra, abbiamo adottato una soluzione di barra nettamente più rigida. Le scelte di setup possono trovare espressione intervenendo in modo differenziato sui due assi, come nel caso del sottosterzo, dove soluzioni opposte adottate all'avantreno e al retrotreno conducono allo stesso risultato. Possiamo agire o indurendo la barra posteriore e così eliminiamo questo sottosterzo, oppure agiamo in maniera opposta ammorbidendo la barra anteriore. Quindi con una regolazione uguale ma opposta sui due diversi assi possiamo correggere i difetti della vettura. Grazie ai costi di partecipazione contenuti, le Radical del Trofeo Nazionale rappresentano un prezioso gradino d'ingresso nella categoria, anche perché le leve di apprendimento sono le medesime delle classi superiori. Beh, noi con Radical e col modello SR4 ci proponiamo come vettura entry level, proprio per i ragazzi, ok? Questa macchina dal punto di vista tecnico ha un po' tutte le regolazioni principali che hanno gli sport prototipi più blasonati. Naturalmente il sistema di sospensione o il sistema di barre è nettamente più semplice e comprensibile rispetto a un prototipo di categoria superiore, ma gli effetti che si ottengono con lo stesso tipo di lavorazione, con lo stesso tipo di intervento, è uguale a quello di un qualsiasi altro prototipo. L'appuntamento con lo spettacolo offerto dal Campionato Italiano Sport Prototipi è ora al weekend del 24 settembre nell'autodromo di Vallelunga Piero Taruffi per il quinto round stagionale. Il quarto round del Mini Challenge Italia va in scena nel caldo di Magione, temperature sull'asfalto che superano i 60 gradi, ma non manca lo spettacolo con i piloti delle John Cooper Works che combattono in due gare piene di colpi di scena. Roberto Gentili, guest driver di Mini Italia nella tappa umbra del campionato, fa la voce grossa in qualifica e conquista la pole position mettendosi alle spalle un Simone Iacquinta in forma strepitosa. Più in difficoltà Gianluca Calcagni e Filippo Maria Zanin a causa di problemi ai freni. Il mattatore del weekend sembra però essere Simone Iacquinta, che in gara 1 mette pressione al poleman Roberto Gentili per tutta la gara, costringendolo all'errore nelle tornate finali, mentre in gara 2, dopo essere scattato dalla terza fila, resta alle spalle di Alessio Alcidi fino alla bandiera scacchi, ma il pilota di Mini Roma by Cal Racing viene penalizzato di 25 secondi per un contatto con Gentili nelle prime fasi di gara.
Beh, sapevo che comunque partendo sesto non era facile vincere, però ci ho provato e ci sono riuscito. Sono stato attento a tutti i contatti, sono venuto qui a Magione con lo scopo di recuperare il gap in classifica dal primo e ci sono riuscito, quindi devo dire che è un weekend abbastanza proficuo. In gara 1, alle spalle del pilota calabrese, è Luca Rangoni a salire sul secondo gradino del podio, mentre Alessio Alcidi chiude terzo davanti a Gentili in testa per buona parte della gara. Sotto la bandiera scacchi, in quinta posizione transita Gianluca Calcagni, ma il driver romano è penalizzato di 5 secondi a causa di una scorrettezza in partenza, quando per recuperare terreno dopo i problemi delle qualifiche supera i limiti di pista per superare gli avversari. Così il leader di classifica viene relegato in settima piazza alle spalle di Diego Mercurio e Massimo Zanin, autore di una strepitosa rimonta dall'ultima fila, dopo non aver effettuato le qualifiche a causa di un problema al motore che ha costretto al superlavoro i meccanici di Pro Motorsport. A chiudere la classifica delle Mini John Cooper Works Challenge Pro, Luca Gori e Nicola Franzoso, mentre Rachele Somaschini è costretta allo stop a 2 giri dal termine a causa della rottura di un semiasse. Sfortunato Tobia Zarpellon, autore di una bella gara in rimonta prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca. In gara 2, assieme a Iaquinta, salgono sul podio Massimo Zanin e Diego Mercurio in una gara segnata da 2 interventi della safety car. Nel primo caso, subito dopo la partenza, un contatto tra Alcidi e Gentili manda in testa a coda il guest driver di Minitalia con Losi, che non riesce ad evitare il contatto restando fermo in mezzo al tracciato. Alcidi mantiene la leadership fino alla bandiera scacchi, ma sulla sua testa pesa una sanzione di 25 secondi che lo fa scivolare verso il fondo della classifica. Il pilota di Mini Roma non ci sta e in serata il collegio dei commissari rivede la propria decisione togliendo la penalizzazione ad Alcidi, che diventa il vincitore di gara 2. Nel secondo caso è ancora protagonista Gentili, che entra in contatto con Gori prima di andare in sabbia assieme al pilota toscano. Così Iaquinta è secondo davanti a Massimo Zanin e Diego Mercurio, che dopo aver assaporato la gioia del podio per la prima volta è costretto a restituire il trofeo. In quinta piazza chiude Filippo Maria Zanin, che limita i danni e conquista importanti punti in chiave campionato, ma il weekend da incorniciare di Iaquinta consente al driver calabrese di raggiungere in vetta l'equipaggio dell'automobile by Progetto Eventi. Sesto è Nicolas Risitano, coequipier di Nicola Franzoso, mentre in settima piazza Tobia Zarpellon precede la lady del campionato Rachele Somaschini, in difficoltà in tutto il weekend perugino. Tra le Mini John Cooper Works Challenge Light, weekend da dimenticare per il leader di classifica Gabriele Giorgi. In gara 1 è un problema ai freni che condanna il pilota toscano costringendolo contro le barriere, mentre in gara 2 un sorpasso in regime di safety car vanifica la rimonta dall'ultima posizione fino alla testa della gara. Ad esultare in gara 1 è Giampiero Pindari, che tiene alle sue spalle il giornalista di quattro ruote Mauro Pascali sulla vettura di Mini Italia e Alessandro Suer Terzi Stefanin. A chiudere la classifica Alberto Cioffi e Luca Rossetti. Proprio Cioffi con la Mini John Cooper Works Challenge Light di Tullo Pezzo by ACI Racing Technology conquista la prima vittoria stagionale davanti a Suerzi Stefanin e Alberto Bergamaschi, che porta ancora sul podio la vettura di Mini Italia riservata ai giornalisti. In quarta e quinta posizione chiudono Luca Rossetti e Alberto Benetti, compagno di team del vincitore di gara 1. Ci voleva, dopo 3 gare iniziali un po' così, mi sono dovuto un po' abituare all'auto di quest'anno, che è molto diversa da quella dell'anno scorso. Oggi abbiamo fatto delle modifiche e finalmente siamo qui. Speriamo per le prossime gare di esserci ancora. Il Mini Challenge tornerà in pista a settembre a Vallelunga, prima del gran finale del Mugello. Dopo la trasferta europea sul circuito di Spa-Francorchamps, l'Università dell'Automobilismo, la F2 Italian Trophy, ritorna in Italia per il giro di boa stagionale sul tracciato perugino di Magione. Tanto caldo e piloti molto agguerriti in vista del rush finale del campionato, sempre più un punto di riferimento tra le monoposto.
In gara 1 Alessandro Braccalente, portacolori di Pave Motorsport, ha fatto la voce grossa mettendo tutti in riga. Per il marchigiano la manche non è stata così semplice e scontata, perché al via ha dovuto fare i conti con lo scatto bruciante di Andrea Cola. Il pilota capitolino ha tentato la fuga, ma in seguito ha dovuto fare i conti con l'entrata in pista della safety car a causa del testacoda di Renato Papaleo. Alla ripartenza Braccalente è stato perfetto nel sorpasso, prendendosi la leadership senza più farsela sfuggire. Sul gradino più basso del podio c'è spazio per Riccardo Ponzio, seguito da Bernardo Pellegrini e Dino Rasero, vincitore di classe 2 dopo una battaglia senza esclusione di colpi con Enrico Milani, che a poche tornate dal termine va in testa a coda lasciando la posizione all'avversario. A chiudere la classifica Terrini, Vagaggini e Milani. Un weekend che è iniziato bene perché abbiamo conquistato la pole position, cosa che ci tenevo molto nella gara che insieme a quella di Misano è quella di casa per me, quindi una grande soddisfazione fin da ieri. In partenza in gara 1 diciamo che non sono stato proprio ottimo e Andrea ha sfruttato la mia incertezza e quindi poi abbiamo fatto i primi giri insieme. Però andando dietro lui vedevo che comunque un po' di margine lo avevo in determinate curve e quindi poi diciamo che ho sfruttato un po' anche l'aiuto della safety car e nella ripartenza sono rimasto molto vicino per poi sorpassarlo in curva 2, dove era uno dei punti in cui avevo più margine rispetto a lui. Nella seconda gara umbra, con griglia invertita, con Sergio Terrini in pole position, è invece Bernardo Pellegrini a rivelarsi il più veloce, ottenendo subito la prima posizione allo spegnimento dei semafori. A braccarlo da vicino Riccardo Ponzio, seguito da Andrea Cola, mentre Braccalente finisce nelle retrovie per un lungo in sabbia. Nonostante l'inconveniente, il marchigiano inizia una spettacolare rimonta, fino ad arrivare in quarta posizione. Nel finale bisogna fare i conti con l'entrata in pista della seconda safety car, complice l'uscita di pista di Vagaggini, ma il copione non cambia. Pellegrini transita davanti a tutti sul traguardo mettendo in cassaforte il terzo sigillo stagionale. Dietro di lui Riccardo Ponzio e Andrea Cola. Rimane giù dal podio Braccalente, seguito da Rasero, nuovamente vincitore di classe 2, Milani, Terrini e Papaleo. Gara 2 purtroppo non è andata come volevo e come con il team avevamo programmato. Diciamo che la partenza sì, è andata bene perché comunque puntavamo su fare una buona partenza e quindi recuperare qualche posizione fin da subito. Infatti prima della staccata della prima curva ero terzo, quindi avevo recuperato due posizioni. Peccato che come sono andato a toccare i freni non avevo grip sulle gomme perché comunque ero passato fuori dalla traiettoria. Quindi ho perso il controllo della macchina, sono andato fuori pista e da lì ho sfilato ultimo, quindi ho dovuto ricominciare una seconda gara praticamente e dall'ultima posizione ho recuperato fino alla quarta posizione. Peccato perché avevamo comunque il passo anche per vincere gara 2, però così non è stato. Comunque guardiamo il lato positivo, abbiamo conquistato la pole, la vittoria, il giro veloce di gara 1, il giro veloce di gara 2, quindi il team ha fatto un ottimo lavoro, infatti è confermata la vittoria dell'assoluta, del weekend. E quindi niente, ringrazio il team che ha fatto un ottimo lavoro perché la macchina oggi era perfetta. Peccato che in gara 2 non l'ho saputo sfruttare al massimo io. Rush finale della F2 Italian Trophy che inizierà il prossimo 23 e 24 settembre sul tracciato di Vallelunga, per continuare poi al Mugello l'8 di ottobre e chiudere a Monza il 22 dello stesso mese. Grandi emozioni sull'infuocata lingua d'asfalto del tortuoso autodromo dell'Umbria di Magione. In occasione del Racing Weekend ACI Sport si è infatti tenuto sabato 29 e domenica 30 luglio il quinto round del trofeo Abarth Selenia Italia 2017, corso con le 695 assetto corsa e 595 OT con motori 1.4 multi-air. Dopo il giro di boa a Vallelunga,
Il trofeo si avvia alle battute finali di Imola a settembre e Mugello a ottobre, continuando a regalare duelli avvincenti e momenti inaspettati. Sabato, mattinata di prove libere, dove a dominare è l'inossidabile pilota toscano Cosimo Barberini, leader della classifica assoluta di trofeo, così come accade nelle prove ufficiali del pomeriggio, decisamente più combattute a causa del caldo e dell'asfalto rovente. Oltre all'italiano, a contendersi la pole sono infatti lo svedese Joachim Darbom e il finlandese Juuso Pajuranta. Tutti e tre inanellano giri veloci strappandosi la palma, ma alla fine Barberini con un tempo di 1:20.675 a prevalere sul gruppo. Darbom è secondo con 1:20.943, Pajuranta terzo con 1:21.245, appena due millesimi davanti al giovanissimo Andrea Mabellini. Ci sono tutti i presupposti per due gare infuocate. E si entra quindi nel vivo domenica mattina con gara 1, partenza eccezionale per Barberini che non lascia spazio a Darbom. I primi minuti della corsa sono un inseguimento al toscano che al completamento del secondo giro ha già un secondo di vantaggio. Nelle retrovie battaglia serratissima con i gentleman Franco Caruso subito buon quarto e Gioga in formissima. Ma il circuito relativamente breve continua a regalare evoluzioni spettacolari a ogni curva. Al quinto giro Barberini con un secondo e 8 decimi di vantaggio su Darbom è imprendibile, dietro lo svedese Juuso Pajuranta con più di un secondo. Agguerritissimo il giovane Andrea Mabellini che infila Caruso in quarta posizione, riuscendo a tenerlo dietro fino alla fine. Danzando sui cordoli, vince l'inarrivabile Cosimo Barberini in 27:00.199 davanti a Darbom e Pajuranta. Stranamente sono partito bene e per fortuna, perché qua a Magione non si sorpassa, è veramente difficile sorpassare, quindi le qualifiche e la partenza avevano un'importanza molto alta, molto alta. Poi abbiamo tenuto un bel ritmo e abbiamo concluso come meglio si deve. La seconda gara sarà molto difficile perché partire dall'ottava posizione qua in questo circuito è molto molto impegnativo e molto pericoloso. In gara 2 si parte come di consueto con griglia invertita. Barberini dall'ottava posizione parte decisamente male, scivola ultimo. L'unico del terzetto di testa campionato a prendere posizioni è Juuso Pajuranta, che si attesta quarto al terzo giro dietro ad uno scatenatissimo Gioga, mentre la testa della corsa è del gentleman Fisherman, che sembra voler staccare il gruppo. La rimonta per il toscano è difficilissima, ma la sesta piazza e il giro più veloce sembrano fare ben sperare. Nel corso del quinto giro sale il pathos con i tre che iniziano a compattarsi verso le prime posizioni. Pajuranta è secondo davanti a Darbom e Barberini quarto, mentre Fisherman scivola ottavo a causa di un contatto lasciando la testa agli scandinavi. La tensione è altissima, Biagio Caruso va a muro, ne esce illeso ma interviene la safety car che lascia solo 4 minuti di corsa, dove i tre si inseguono fino al traguardo che incorona in prima posizione Juuso Pajuranta davanti a Joachim Darbom e Cosimo Barberini. Mancato qualcosa, sono stato conservativo a questa gara perché qua è facilissimo fare danni. Avrei potuto attaccare Joachim al penultimo giro, non l'ho fatto, uno perché avevo un gran passo e due perché sarebbe andato al contatto sicuro. E la partenza purtroppo non ho visto i semafori e quindi non sono proprio partito. Invariata la classifica assoluta con Cosimo Barberini che rimane a 31 lunghezze su Darbom. Il campionato italiano Velocità Montagna 2017 ha mantenuto le promesse e continua a rivelarsi in tutta la sua dirompente carica agonistica e spettacolare di novità, freschezza, con numeri decisamente alti, vista la media di 190 partecipanti nelle prime 7 gare disputate della serie tricolore AC Sport. Alla numerosa partecipazione corrisponde un interesse crescente di case, team e piloti, che riscontrano nella montagna una partecipazione di pubblico senza pari. Il circus delle salite osserva una breve pausa d'agosto e poi riprenderà immediatamente con il 52esimo trofeo Luigi Fagioli a Gubbio.
Se Simone Faggioli farà qualche altra apparizione in campionato italiano velocità montagna, non sarà per vincerlo. Infatti, almeno per quest'anno, il fuoriclasse fiorentino, con la sua norma M20FC, sembra avere interessi esclusivi nell'europeo, anche se quando serve visibilità nazionale è pronto ad arrivare e staccare anche un record, se necessario, vedi Trento. Christian Merli fa l'indifferente al tricolore, ma per il trentino della V Motorsport il doppio impegno in un italiano ghiotto per la visibilità e la popolarità ed un impegnativo quanto gratificante europeo sono per il 2017 un impegno molto ingente. Allora, Domenico Scola, il titolo se lo è messo nel mirino e sembra deciso a far valere classe e talento il giovane cosentino. Scola si è portato al comando non solo della classifica assoluta di CVM, ma ha suonato la carica ed è passato in testa anche al gruppo delle monoposto E2SS con l'Osella FA30 Zytec gommata Avon, sulla quale ha fatto la differenza il meticoloso lavoro della Paco 74. L'ultimo successo per il cosentino di Rende è arrivato sul difficile tracciato della 60esima Coppa Selva di Fasano, 5,6 km affascinanti ma altamente insidiosi, dove il nipote di Don Mimì non solo ha vinto, ma ha siglato il nuovo record in gara 1 in 2:04:16 al volante della Osella FA30 Zytec. Seconda posizione per Omar Magliona sulla norma M20FC Zytec, equipaggiata con gomme Pirelli. Il sardo della siciliana CST Sport ha lottato ma ha pagato una scelta di pneumatici non ottimale per il fondo pugliese, ma il sassarese ha comunque guadagnato punti importanti per mantenere il comando di gruppo E2SC. Ottimo l'esordio del catanese Domenico Cubeda con la tanto attesa Osella FA30 Zytec. L'Etneo ha finalmente debuttato ad Ascoli con la nuova prototipo monoposto. È arrivata una nuova minaccia concreta per gruppo ed assoluta. Sorpresa a Fasano, dove a ridosso del podio con il successo in classe E2SC 2000 ha ottenuto il quinto posto assoluto il campano Sebastiano Castellano alla sua seconda gara con la Osella PA 2000 Honda. Verrebbe da chiedersi chi è costui, ma il pilota campano con trascorsi sulle Radical farà presto e nuovamente parlare di sé. Ottima sesta piazza a Fasano, ma non solo, per Ivan Pezzolla che in casa ha disputato una gara perfetta al volante della Osella PA21 JRB con motore BMW 1000, nonostante sulla piccola ed energica biposto vi sia ancora qualcosa da ottimizzare sui particolari elettronici. In classe 2000 una prima parte di stagione di grazia per Diego De Gasperi, il trentino della V Motorsport che è saldamente in testa alla classe con la Lola spinta da motore Honda del team Dalmazia. Sempre più appassionante la sfida per il gruppo CN che si è allargata a 3, dove ha avuto la meglio il potentino Achille Lombardi sulla Osella PA 21 Evo con la vittoria in entrambe le gare ed il quinto posto assoluto. In gara 1 il diretto rivale, il calabrese Luca Ligato, ha lasciato qualche secondo di troppo contro una protezione sul percorso e ha poi concluso al nono posto assoluto. Straordinaria prova di Marco Iacoangeli che con la BMW Z4 ha infranto il record di gruppo E2SH con il nuovo primato di 2:25:83 di gara 1 e ora ha nuovamente raggiunto la vetta del gruppo delle Silhouette che condivide con il bolognese Manuel Dondi, assente a Fasano ma sempre pronto a pungere con l'agile Fiat X19. Ma in classe 2000 un ottimo acuto è arrivato dal rientrante Luigi Sambuco con la penetrante Renault New Clio al suo esordio, anche se sarà davvero difficile scalfire il potere del pesarese Ferdinando Cimarelli e la sua sempre più appunto Alfa 156 con i colori del Racing Team Gubbio. Lucio Perugini ha finora fatto en plein e dominato il gruppo GT. Il foggiano della AB Motorsport ha capitalizzato le regolazioni per la Ferrari 458 GT3 ed ora ha allungato pesantemente in vetta al gruppo delle Gran Turismo. A Fasano rientro del siracusano Ignazio Cannavò, che ha anche preso qualche rischio al volante della Lamborghini Gallardo GT3, mentre tra le GT Cup, pieno di punti guadagnato dal padovano di Super Challenge Roberto Ragazzi, ben coadiuvato dalla Ferrari 458, che grazie ai punti adesso ha risalito la corrente in gruppo e classe, per cui Luca Gaetani e la Ferrari 458 dovranno prontamente recuperare. In gruppo E1 il leader è Marco Sbrollini con la Lancia Delta Evo, l'alfiere Speed Motor a pieno di punti e pronto a rinsaldare tutto a Gubbio.
Esordio vincente a Fasano per l'esperto pilota di casa Antonio Cardone sulla bella Audi RS4, vettura ex ufficiale che nella sua carriera ha due salite all'attivo. Avvincente ed incerto fino all'ultimo il duello tra le Peugeot 106 di due calabresi volanti, Giuseppe Aragona e Domenico Chirico. Ha vinto Giuseppe Aragona, il pilota cosentino della Cubeda Corse, alla fine di due salite al Cardio Palma, quando dopo gara 1 il gap di Chirico è stato di 8 centesimi di secondo. Salvatore D'Amico è in testa al gruppo A. Il catanese della scuderia Etna sulla Renault New Clio ha addirittura migliorato il suo stesso precedente primato di categoria a Fasano, ma c'è stato un 1-1 con l'altro tenace catanese, Angelo Guzzetta, alla fine in seconda posizione al suo esordio a Fasano sulla perfetta Peugeot 106 curata dalla messinese Ferrar Motors. D'Amico deve capitalizzare ogni occasione d'assenza dell'esperto Rudy Bicciato, che balza velocemente in testa quando presente, complici la proverbiale bravura e i cavalli della Mitsubishi Lancer. In gruppo N a solo e pieno di punti per il campano di Trento Antonino Oplay Migliuolo sulla Mitsubishi Lancer, con cui è andato a caccia di un miglioramento personale ed ha allungato in vetta al gruppo. In RS Plus, Francesco Savoia, in casa, ha fatto il vuoto al volante della Mini John Cooper Works, perfettamente messa a punto dal pilota della DP Racing. Il fasanese è ora saldamente in testa al gruppo. Vibo Tagliente si è portato in quarta posizione, dopo Fasano, dietro il giovane Andrea Palazzo su vettura gemella. Mentre al terzo posto c'è l'infaticabile Rachele Somaschini, la milanese che con la sua Mini, oltre a cogliere ottimi risultati, è entusiasta e trascinante testimonial della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Sempre più acceso il vertice in RS con i duelli appassionanti tra le Mini John Cooper Works di Giacomo Liuzzi e Antonio Scappa, il pugliese del AC Racing attualmente leader, ed il laziale di DP Racing, sempre vicino e pronto all'assalto. Ma la categoria è ricca di interesse anche nel resto della classifica, tra le motorizzazioni aspirate, con un altro duello pugliese tra il giovanissimo Francesco Perillo sulla Renault Clio contro un sempre più audace Angelo Loconte sulla Honda Civic, con cui ha vinto per un centesimo di secondo la gara di casa. Tra le bicilindriche, il campione in carica e leader tricolore è Angelo Mercuri, il catanzarese della New Generation, che sulla 500 esprime sempre un ottimo potenziale ed è pronto a tornare alla vittoria dopo i problemi elettrici sofferti a Fasano. Due giorni, 64 prove cronometrate e poi ancora 5 prove a media disseminate tra i passi dolomitici per un totale di 500 km di tracciato. È con una gara impegnativa che l'Automobile Club di Belluno onora i 70 anni della Coppa d'Oro delle Dolomiti. La valorizzazione del patrimonio culturale trova rappresentazione attraverso molteplici forme, anche e soprattutto la rievocazione degli eventi che hanno segnato con tratto significativo la storia sportiva. L'appuntamento della Coppa d'Oro oramai appartiene alla storia, alla tradizione di Belluno, della provincia, di Cortina in particolare. Belluno è, come dire, un punto centrale del percorso. Oggi rifacciamo il percorso tradizionale di 303 km 800, quindi l'Automobile Club Belluno, piccolo ente però orgogliosissimo proprietario di questo marchio prestigioso della storia dell'automobilismo italiano e internazionale. Dopo l'appuntamento sui mitici tracciati della Targa Florio, il sempre più numeroso parterre degli specialisti delle gare di regolarità storica si è dato appuntamento alla Coppa d'Oro delle Dolomiti. Gara temuta, sudata, impegnativa per piloti, navigatori e le stesse auto l'edizione del 70° anniversario della competizione dolomitica organizzata da MIT Comunicazione ed Automobile Club Belluno. Un sapiente condensato di competizione automobilistica moderna e di vetture di un'epoca dal fascino irripetibile a caratterizzare la seconda prova di Epoca Championship, campionato italiano grandi eventi. Alla vigilia della lunga sfida sui passi dolomitici, le attese di quanti l'indomani si sarebbero poi rivelati protagonisti assoluti della gara venivano evidenziate dagli stessi piloti. Il calendario della serie tricolore e la situazione della classifica generale dava modo al leader Giovanni Moceri, il vincitore della prima tappa alla Targa Florio corsa in aprile, di intentare la fuga in avanti consolidando la prima posizione.
A Cortina d'Ampezzo erano presenti un centinaio di equipaggi di 15 nazionalità differenti, campioni come Giuliano Canè, terzo della graduatoria, di poco dietro ad Angelo Accardo, secondo ma non presente a Cortina, oppure Leonardo Fabbri, quarto a 11 lunghezze da Moceri, a cui la classifica lasciava spazio a possibili rimonte. Un ranking generale ancora del tutto provvisorio che dava la possibilità agli assenti alla Targa Florio di rientrare nella lotta per le classifiche. La Mille Miglia delle Montagne aveva inizio con la prima tappa sui 308 km a ripercorrere il tracciato competitivo dell'edizione del 1946, dove erano annunciati in grande evidenza Andrea Belometti e Adriano Valvassori, che con la Fiat 508 Spider Sport costruita nel 1932 conducevano la classifica. Luca Patronne e Danilo Casale si segnalavano alle loro spalle guidando la poderosa Bentley 3 litri Speed del 1925. Controllava, attendeva, metteva in campo tutta la sua esperienza il bolognese Giuliano Canè, affiancato dalla moglie Lucia Galliani, precedendo i siciliani Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, che con la Fiat 508C andavano a completare le prime quattro posizioni, occupate dagli equipaggi schierati dal loro Piana Classic Car Team. Ma sì, intanto devo dire che l'anno scorso ho vinto, però, quindi fondamentalmente avere trionfato con Alfa Romeo qui sulle Dolomiti è stata un'esperienza, una grande soddisfazione. Quest'anno ovviamente la vittoria sarebbe anche, avrebbe un sapore ancora più dolce, visto che comunque fa parte di questo campionato, che come scuderia loro Piana Classic, e personalmente ci teniamo perché abbiamo sposato questa idea di ACI storico, dell'ACI in sé per sé. È sempre come tutti i grandi eventi, come tutte le gare di più giorni, è sempre un tarnallotto, una gara di una giornata singola, ti concentri bene su quel giorno lì, cerchi di fare bene, e qui su tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, con molti chilometri, molte Dolomiti, molte montagne, è sempre un tarnallotto. Noi siamo armati bene, veniamo da un quarto posto, un terzo posto, io poi tra l'altro questa gara qua l'ho vinta nel 2008 sempre con una Volvo come navigatore, con Armando Fontana, una gara a cui sono particolarmente affezionato, sia a Cortina che anche alla Coppa d'Oro. Sì, è stato un peccato per noi, ci tenevamo molto, ma eravamo in Giappone a fare una gara e siamo rientrati il giorno dopo rispetto alla partenza della Targa Florio, quindi non siamo riusciti ad incastrare la cosa e in Giappone dovevamo andare perché era anche lavoro. Sempre tra i grandi protagonisti della competizione si segnalavano Giordano Mozzi e Stefania Biacca, in gara con l'agile Triumph TR2. Tutto si risolveva con la seconda tappa da 197 km, 19 controlli di precisione e 5 a media, con la vittoria di Belometti e Vavassori. Sul palco d'arrivo, in Corso Italia, Cortina e i bergamaschi precedevano di 102 penalità, i torinesi Gianmaria Aghem e Rossella Conti, secondi con la BMW 328 Roadster del 38, autori di un miglioramento costante nel corso della gara. Anche la pioggia ha condizionato parte della manifestazione, rendendo difficile i passaggi sulle prove di media, che invece pare abbiano permesso agli emiliani Alessandro Gamberini e Arturo Cavalli di piazzarsi al terzo posto con la Fiat 508C del 1937 nei colori Classic Team. Quarti sono Mozzi e Biacca, davanti ai siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra, che con la Fiat 508C costruita nel 1938 precedono i conterranei Moceri e Dicembre, in difficoltà con la taratura degli strumenti in funzione delle prove a media. Dopo la prova dolomitica, la classifica del campionato italiano Grandi Eventi vede confermarsi al comando Moceri e Dicembre con 64 punti. Al secondo posto sono i bolognesi Canè e Galliani con 52 punti e terzi sono Belometti e Vavassori con 40. La loro Piana Classic Car Team ipoteca il titolo italiano Grandi Eventi per scuderie. Per l'assegnazione del titolo tricolore bisogna ora attendere il Gran Premio Nuvolari in programma a Mantova nel mese di settembre. Sono emozionato, sono stato fortunato. Una cornice così spettacolare come le Dolomiti, sono riuscito al primo colpo a vincere questa meravigliosa corsa. La cornice è davvero spettacolare, non riesco ad aggiungere un aggettivo più consono. Gara tosta, gara non banale. Su e giù per queste montagne con la mia auto molto performante, però agile, cioè nel senso piccola, non pesante e appropriata per questo tipo di disciplina. Quindi
davvero, cosa dire, sono riuscito a star davanti a grandissimi campioni della specialità e mi godo il momento.